Con questo spettacolo, dove andrà, dove vuole andare e di che cosa si parlerà questa sera? Beh, questo è uno spettacolo che gira in Italia da almeno 4-5 anni. D'estate viene molto richiesto, sia soprattutto nelle zone archeologiche, naturalmente, perché il periodo estivo delle zone archeologiche fa il pieno, insomma, dalla Sicilia, ma anche appunto nel Napoletano, in Liguria, siamo stati ovunque, Friuli, Roma, al Teatro Antico di Ostia. È uno spettacolo che si basa su un aspetto, è chiamato anche serata d'onore, cioè nel senso che come attore, come artista, io parlo un po' anche della mia vita, della mia carriera, soprattutto artistica, in cui vengono fuori le mie passioni, che sono la musica, le canzoni napoletane, ecco perché ci sono due cantanti, due professori. E niente, io recito poesie d'amore, recito con loro, poi facciamo anche dei pezzi musicali, insomma, si fa un percorso classico della canzone napoletana e racconto anche, ripeto, storie di come è stata la mia formazione, sia teatrale, ma anche umana in qualche modo. Bene, si conferma infatti un artista a 360 gradi, attore, sceneggiatore. Ma lei, dove si rivede di più? Nel teatro, nel cinema, nella televisione? Io nasco come attore di teatro perché a 18 anni sono andato a Roma e ho frequentato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, la Silvio D'Amico, che è diciamo, la scuola più prestigiosa in Italia, non solo in Italia, in Europa è fra le più prestigiose, dove mi sono diplomato come attore di teatro. E poi ho cominciato a lavorare in teatro per 6 o 7 anni, ho fatto una lunga gavetta e poi da lì dei registi importanti dell'epoca, da Mario Monicelli a attrici importanti come Monica Vitti, mi hanno visto a teatro e ho lavorato accanto a loro, insomma, diciamo, poi è subentrato anche il cinema, però il teatro resta il primo amore. Quando faccio teatro sento che il teatro è la cosa che più mi si addice. Quando sto dietro una macchina da presa come regista, penso che quello è la conclusione. Come dire, che ho sempre sognato, anche se non pensavo di fare regista di cinema, e per cui sono tutte grandi avventure che, ripeto, la preferenza assoluta non c'è, anche se la dominante può essere il momento teatrale, la parola, esprimere attraverso la parola, la poesia, esprimere il mio stato d'animo. Grazie. Anche ognuno di questa tipologia, cioè il teatro dà qualcosa, il cinema dà un'altra cosa, e Certo, quindi penso che sicuramente è così. sono aspetti diversi in qualche modo, nel senso che a teatro c'è un pubblico più elitario e al cinema c'è un pubblico più pop, cioè, c'è anche l'elitario, però racchiude anche e soprattutto un pubblico più popolare. Sono tutte e due, sono belle soddisfazioni, insomma, confessandosi al pubblico o con uno spettacolo teatrale o dirigendo un film, poi alla fine l'emozione quella è. Con quale criterio è stato formato questo cartellone quest'anno? Beh, guarda, l'esperienza è stata davvero straordinaria perché in realtà a guidare un po' le scelte non sono stata tanto la scelta degli artisti quanto i luoghi. Cioè, la guida è stata scegliere e individuare, come se avessimo potuto avere una sorta di lente di ingrandimento, quali luoghi di questa straordinaria Minturno potevano e dovevano essere resi visibili. E allora nell'individuare naturalmente il Teatro Romano e il suo comprensorio, ma anche il Ponte Borbonico, il castello su a Minturno Alta e la Torre Saracena straordinaria, è stato poi un gioco di incastri, il trovare il colore giusto, l'artista giusto che potesse in qualche modo esaltare dei luoghi che sono di per sé già straordinari. Quindi Certo. questo è stato un po' il criterio. Siamo partiti da quello per poi arrivare agli artisti. Perfetto, e oggi si conclude insomma il cartellone dei grandi artisti. Un bilancio? Beh, devo dire straordinario, straordinario per i numeri che ha portato, perché
non ci aspettavamo veramente un'adesione così massiccia del pubblico a una proposta che riapriva in qualche modo la stagione gloriosa del teatro romano. E naturalmente quei grandi artisti si gioca sul sicuro, sono stati nomi insomma importanti della scena sia musicale che attoriale italiana e non solo italiana. Però devo dire che è stato un bel gioco di compensazione, perché anche i meno noti in qualche modo hanno reso un grande lustro, perché sono meno noti ma di alta qualità. Quindi la scelta è stata mirata sempre a un discorso di qualità, dal teatro per i ragazzi, per i bambini, alle letture, al tramonto, sempre è stato scegliere l'artista che appunto avesse la qualità, e naturalmente i grandi artisti, i grandi nomi hanno di loro. Prossimi impegni personali? Beh, prossimi impegni personali, quello a cui tengo più di tutti è torniamo in Africa, torniamo in Ghana ed in Kenya per 2 mesi di lavoro nelle comunità dei padri comboniani, dove andiamo a portare teatro ai bambini abbandonati che loro raccolgono. È già un'esperienza che abbiamo già fatto, che facciamo ogni anno, dedichiamo una porzione del nostro tempo, delle nostre risorse a portare il sorriso del teatro lì dove ce ne hanno bisogno. Mimmanuzzo, una serata d'onore, questo è il titolo dello spettacolo di Michele Placido, una serata d'onore anche per Solcare. Eh sì, una serata d'onore anche per Minturno, noi siamo contenti. Questo progetto è andato bene, la gente ha risposto, arrivano messaggi di positività, di incoraggiamento a continuare. Anche stasera penso che il pubblico risponderà, ed era un desiderio quello di riaprire quest'area bellissima. L'amministrazione ha voluto grandi nomi per la chiusura, sia Michele Placido che Peppe Barra annunciano un teatro romano che torna ai vecchi fasti. Eh sì, diciamo sì, abbiamo già detto che il direttore artistico Maurizio Stammati ha diviso questo progetto in 4 sezioni. Quella di stasera è la sezione dei grandi interpreti, quindi dopo Barra e dopo Lina Sastri che abbiamo avuto al Castello Ducale a Minturno. Anche quella è stata una bella serata. Questo inizio di giugno ti ho visto impegnata tantissimo, perché visto che tra le tue mansioni c'è anche quello della scuola, tante scuole hanno chiuso l'anno, abbiamo delle scuole che organizzano grandi spettacoli per la chiusura degli anni scolastici. Sì, diciamo che c'è una bella sinergia con le scuole del territorio, ci aiutiamo a vicenda, ci sosteniamo, condividiamo tanti percorsi, dietro le quinte ci siamo sempre, tutto quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. Io purtroppo non sono stata presente agli ultimi 2 spettacoli, mi hanno mandato però le foto, per motivi familiari sono stata fuori da Minturno. Ho assistito allo spettacolo del preside di Minturno, dell'Istituto Comprensivo di Minturno con Delia, e i ragazzi sono stati bravi, poi tante foto, tante cose belle, poi per il liceo è una tradizione, ormai è il 3° anno, e quest'anno siamo riusciti a far entrare anche la scuola di Scauri. E diciamo che anche, diciamola tutta, che la dottoressa Bellini è stata molto 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 collaborativa, nonostante le difficoltà che conosciamo, il grande dolore che ha avuto, la distanza pure da Roma, ci segue sempre, anche stasera sicuramente ci seguirà. Un ringraziamento veramente sentito dal cuore, e speriamo che i passaggi, come abbiamo già detto, che tutto questo passerà al polo museale, una parte sarà quindi gestita dal polo museale, una parte ancora dalla dottoressa Bellini, speriamo di intraprendere un nuovo percorso di grande collaborazione, perché noi poi abbiamo pensato di stipulare un protocollo d'intesa, e questo ci ha favorito in tante cose, in tante manifestazioni, già da quando ci siamo insediati, devo dire. Termina oggi questo appuntamento al Teatro Romano, pienone anche quest'oggi. Lei che cosa ne pensa? Ma io sono contentissimo, un'altra bellissima serata, tantissima gente sui gradoni del Teatro Romano, credo che questo sia
una cosa molto bella e faccia felice tante persone e tra l'altro tantissime persone da fuori. Contribuiamo a dare un'immagine positiva di Minturno, come abbiamo sempre detto l'immagine soprattutto esterna è fondamentale e niente, credo e mi auguro che anche quest'estate possiamo fare delle altre serate di livello culturale e perché no attrarre tante persone da fuori.